Eh sì, è pesante perché quando non fa risultato in questo gioco qua le cose diventano pesanti, lo sappiamo, e quindi la situazione è pesante, lo era domenica scorsa, oggi lo è ancora di più. Questo è il calcio e quando le cose sono pesanti, il 99% delle volte si deve trovare qualcosa per farla sbloccare, quindi vedremo. Al presente l'ho sentito sempre come lo sento tutte le settimane, chiaro è che quando, a prescindere dal fatto che io col presente possa avere un rapporto, è giusto che io venga giudicato per l'operato, e se lui ritiene giusto fare un cambiamento, se questo è il bene della Massese, lo deve fare e bisogna accettare, quindi non lo so e vedremo, aspetteremo. Io posso analizzare la prestazione e posso far dipendere una prestazione da allenatore, sicuramente non posso dipendere il risultato perché poi gli attori principali sono i giocatori. Oggi abbiamo avuto diverse occasioni come le abbiamo avuto in tante altre partite all'infuori magari di 2 o 3 prestazioni durante l'anno, questo è il momento, questa è la situazione e bisogna essere onesti e leali che qualsiasi decisione prenderà la società o prenderemo noi come staff va rispettata. Cioè, sì, Andreotti la ferma. Sì. E invece per quello che riguarda la prestazione dei singoli, come ti è sembrato Buffa che è entrato dal primo tempo? Ma la prestazione dei singoli è una prestazione buona come lo è una prestazione della squadra, cioè io credo che non sia una vergogna dire che se oggi c'è una squadra che deve vincere è la Massese. Buffa ha avuto 2 o 3 occasioni per far gol, non l'ha fatta, sappiamo che la prestazione dell'attaccante dipende tante volte dal gol, sotto l'aspetto dell'aiuto alla squadra, dell'essere presente come riferimento, ha fatto una prestazione importante, gli è mancato il gol, dispiace, penso che dispiace in primis a lui, però è questo, dai, non, è, ripeto, è difficile analizzare la prestazione di oggi pensando che oggi si sia perso, però questo è il calcio. No, Andrea ha cercato fino all'ultimo di essere presente in questa partita perché sapeva e sapevamo che era una partita importante per una serie di motivi, soprattutto perché venivamo da 5 risultati storti, ha fatto una discreta partita, ma ripeto, come l'hanno fatta tutti, perché io a questi ragazzi cosa gli posso recriminare se non oggi di aver fatto quello quando gli è capitato? Niente, quindi ripeto, l'allenatore incide sulla prestazione e la prestazione della Massese in queste partite l'ha sempre fatta. Non incide sicuramente sui risultati perché non è l'attore principale l'allenatore, ma sono i giocatori. Dopodiché chiaro è che è più facile e più giusto anche, lo riconosco, fare un cambio tecnico che non un cambio di attori.